Amici e telespettatori di Manfredonia TV, buonasera e buona Pasqua soprattutto. Benvenuti ad un appuntamento speciale targato Salotto Culturale e Manfredonia TV proprio nel giorno di Pasqua. Abbiamo deciso chiaramente anche a conclusione di questa trasmissione di regalarvi, di inondarvi di auguri affettuosi, ma soprattutto del messaggio augurale del nostro amatissimo padre Franco Moscone, arcivescovo di Manfredonia, Vieste e San Giovanni Rotondo. Dopo lo stop della scorsa settimana, nella puntata di oggi siamo in video collegamento con una grande ospite direttamente dalla bella zona, dalle belle terre salentine, dove speriamo anche di poterci recare quest'estate per tutte le iniziative della qui presente ospite. E cioè sto parlando della dottoressa Maria De Giovanni, che vado subito a salutare e ringraziare per aver accolto il nostro invito. Buonasera dottoressa Don Giovanni. Buonasera Giulia, chiamami Maria. Bene, ci approfitto subito per fare gli auguri di buona Pasqua a tutte le persone che in questo momento stanno seguendo la vostra bellissima emittente. Bene Maria, io ringrazio sempre anche la regia, il supporto tecnico di Andrea Colaianni e vado a presentarti brevemente, dato che mi è stato veramente difficile inquadrare i punti essenziali della tua biografia, tant'essa è ricca e significativa di avvenimenti importanti, a partire chiaramente dalla malattia su cui ci soffermeremo, che fa di te una grande guerriera ed una donna veramente combattiva anche per i diritti, soprattutto dei malati e degli affetti da sclerosi multipla. Maria De Giovanni è la corrispondente del Nuovo Quotidiano di Puglia ed è la scrittrice di due libri autobiografici sulle orme della sclerosi multipla e la rinascita. È blogger, presentatrice di eventi scientifici e la direttrice del sito www.salentodonna.it. Collabora con TV locali in diverse rubriche, è fondatrice dell'associazione Sunrise Onlus, che si dedica alle persone affette da sclerosi multipla e patologie neurologiche. È ideatrice di un progetto straordinario, sociale e solidale soprattutto, denominato Il Mare di Tutti, poiché fornisce alle persone con disabilità la fisioterapia a mare. La dottoressa De Giovanni ha ricevuto più di 45 premi in tutta Italia per il suo impegno nell'accessibilità a tutela dei diritti della precitata categoria. È ambasciatrice nel mondo di arte e di medicina. È stata insignita dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella del titolo di ufficiale al merito della Repubblica Italiana. Su di lei sono uscite più di 200 pubblicazioni ed è stata ospite anche di Rai 1, dove tornerà il prossimo ottobre. È un ambientalista e animalista. Diverse sono le sue inchieste condotte soprattutto a salvaguardia di queste due tematiche.
La dottoressa Di Giovanni è un punto di riferimento per moltissime persone ed è una donna che, come dicevo all'inizio, in apertura della puntata, convive con il mostro doloroso della sclerosi multipla. Ma nonostante tutto, ecco, volevo assolutamente sottolineare la sua combattività, la sua tenacia nel lottare ogni giorno per dare voce a chi non ha voce. Maria, io vorrei partire da subito con te, dalla tua esperienza con la malattia, una malattia terribile, da cui appunto nascono poi due libri autobiografici sulle orme della sclerosi multipla e la rinascita. Allora, Giulia, intanto diciamo che la malattia, sicuramente la sclerosi multipla, come hai detto tu, è una patologia neurodegenerativa cronica che con il tempo può soltanto peggiorare. Per cui quando mi fu fatta diagnosi ai tempi di sclerosi multipla, io ero una giovane mamma, avevo 3 bambine piccole e quindi, sai, tutto era messo veramente a repentaglio. E sono, prima di continuare la storia, voglio dirvi che io sono una donna che crede molto nei segnali, e anche questa intervista di oggi, durante la giornata di Pasqua, secondo me non arriva a caso. Arriva certamente perché deve insegnarmi, o forse insegnarci qualcosa. Quando ho cominciato a stare male, vivevo a Zurigo, non sono stata assolutamente creduta dai medici, perché purtroppo i sintomi sono collaterali a tante altre patologie, per cui per loro era semplice mandarmi a casa e affibbiandomi la prima patologia più comoda che si poteva trovare. Finché io un giorno non fui proprio cacciata da quella clinica, dove mi fu detto che io avevo un esaurimento nervoso e che mi sarei dovuta curare con degli antidepressivi. Insomma, la sommatoria di tutti i fatti aveva portato in realtà dentro di me proprio uno sfasciamento a livello psicologico, tant'è che dissi a mio marito, in quel periodo della nostra vita, di mollare il nostro lavoro. Noi avevamo bel lavoro, e di tornarcene nel saletto con le nostre bambine, perché forse tornando a casa avrei trovato nella gioia della famiglia e del territorio in cui viviamo la risposta e forse anche la cura a tutti quei sintomi che comunque c'erano. E quei sintomi in realtà non sono passati tornando nel Salento, tant'è che io una mattina, quando erano ormai passate diverse settimane, misi i piedi per terra e caddi, perché le mie gambe oramai non mi sorreggevano più. Per cui da quel momento poi partì veramente il tam tam, fui ricoverata in ospedale, grazie alla lungimiranza di una dottoressa che era di turno al pronto soccorso. E in poco tempo, insomma, la diagnosi arrivò. Non arrivò a me, perché io poi fui dimessa dall'ospedale senza una diagnosi, e la diagnosi me la diede mio marito una mattina, dopo tante richieste da parte mia, con cui chiedevo sempre in maniera proprio quasi pressante: vi hanno detto qualcosa, vi hanno detto qualcosa. Mi disse: hai la sclerosi multipla. E in quel momento preciso io sarei voluta fuggire, scappare via, però non potevo farlo, perché io ero bloccata nel mio corpo. E rimasi lì, rimasi a terra e piansi ore, 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 infinitamente. E poi cominciai a sviluppare la rabbia, rabbia contro i medici che mi avevano danneggiata e beffata, rabbia contro tutti quelli che stavano bene mentre io stavo male, avevo 3 bambini da crescere, una vita ancora da vivere. E immancabilmente, quando arrivano le malattie, la prima cosa che penso, forse ogni essere umano pensa, è chiedere a Dio: perché a me? Oggi col senno di poi direi: perché non a me? Cosa ho io di così speciale da non avere una malattia? Ma superato questo momento, io ricordo che dopo forse 6 ore mi trascinai in camera da letto e ci rimasi per un sacco di tempo. Ci rimasi per 2 anni e mezzo in quella camera da letto, buttata in quel letto. E niente, io avevo scritto la mia morte, che stava avvenendo a piccole dosi. Avevo preparato tutto, la valigia che serviva di sola andata, avevo messo i vestiti, e la mia bambina, la mia piccola bambina, mi diceva:
Ma perché hai preparato quella valigia soltanto con i tuoi vestiti e i nostri vestiti? Ma io voglio venire con te. E allora io avevo spiegato alla bambina che forse la mamma sarebbe partita per un viaggio per non tornare più. Mi emoziona sempre ogni volta che ne parlo. E poi insegnai alla bambina un numero magico che è il numero 118, il servizio di emergenza, che lei avrebbe dovuto imparare, lei aveva 2 anni e mezzo, e che se mai la mamma si fosse addormentata e nonostante lei cercasse di svegliarla, la mamma non si fosse svegliata, avrebbe dovuto fare quel numero. In realtà io avevo pensato di farlo per salvare una bambina di 2 anni e mezzo, però fu lei a salvarmi la vita perché un giorno io caddi in bagno e lei capì subito che tutte le prove che avevamo fatto in tutti quei mesi erano in quel momento diventavano realtà, per cui lei chiamò il 118, una bambina così piccola. Arrivò il 118, mi portarono di nuovo in ospedale e lei l'unica cosa che riuscì a dire, vabbè, dice la mamma adesso ve la portate, ma poi ce la ridate o ve la tenete per sempre? Dice, no, 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 noi ve la ridiamo la mamma. Forse è stato quell'episodio, Giulia, che mi ha fatta riflettere, perché poi mi sono guardata nello specchio e ho visto una Maria che non era più la stessa Maria, avevo perso più di 20 kg, i miei capelli lunghissimi erano tutti pieni di buchi. Per cui mi sono detta che la guerra oramai era persa, perché per questa patologia non c'è una cura in grado di guarirla. Però la battaglia cosa volevo fare? Volevo combatterla o volevo perderla, buttata in un letto? E allora da quel momento in poi mi sono detta, no, io questa battaglia la voglio combattere, vada come vada. E da quel momento in poi mi sono lasciata vivere a piccole dosi. E se morire a piccole dosi era stato facile, invece col senno di poi ti posso garantire che è per vivere che ci vuole coraggio, è per vivere che ci vuole l'audacia, non per aggirarli gli ostacoli, ma per cercare finalmente di salvarli. E allora, proprio in questo periodo, io comincio a prendere degli appunti sui sintomi, su tutto quello che sentivo, sia a livello fisico che a livello psicologico. Incomincio a studiare la sclerosi multipla, mi riscrivo all'università, comincio a fare volontariato, insomma, travolgo e stravolgo la mia vita, perché finalmente comprendo che è un'opportunità quella della vita e che io non posso lasciarla sfuggire. Quindi scrivo in quegli anni la mia prima autobiografia, a cui poi seguirà la seconda, che è La Rinascita, dove io parlo di un viaggio introspettivo che ho fatto dentro di me, dove mi avvicino moltissimo e ancora di più a Dio, perché poi, ritornando all'inizio, quando io me la sono presa con Dio, diciamo che io con lui ci ho litigato proprio apertamente, ho detto: ma tu che sei appeso su quella croce, ma tu che di croci ne hai portate tante, e perché di croci poi te ne abbiamo date tante anche noi. E io sono stata abbandonata, io, mi hai abbandonata, anche tu mi hai abbandonata alla mia croce. Invece Giulia non mi aveva abbandonata alla mia croce, assolutamente. Quella croce era un'opportunità, Ti aiutava a guardare. perché la sofferenza non è mai una gioia per nessuno, però quando le malattie arrivano si devono affrontare e soprattutto eticamente, moralmente, civicamente non ci possiamo lasciare morire. E allora mi sono decisa a fondare l'associazione Sunrise e a mettermi a disposizione delle persone con questa patologia. E lì è cominciata la vera vita, perché poi sono arrivati veri amici. Perché prima tutti gli altri amici poi man mano si sono allontanati perché io non potevo più uscire, non potevo andare alle sagre. Vedete, adesso c'è il Covid. Io sono stata con quel Covid e in quel lockdown l'ho vissuto forse per più di 4 o 5 anni. Sono rimasta chiusa, isolata da tutti. E per cui non mi fa male più di tanto adesso la chiusura, perché io fondamentalmente sono abituata. Però ti posso garantire che mettermi a disposizione per gli altri mi ha dato la possibilità di scoprire una delle tante Marie che era presente in me e che non era soltanto la Maria con la sclerosi multipla, no, era la Maria spumeggiante, la Maria che è diventata giornalista, la Maria che ha cominciato a collaborare con enti di valore a livello nazionale, Maria che ha ideato e realizzato un progetto che è unico in tutta Italia. E che è appunto la fisioterapia a mare che si svolge nel Salento dal 1° di luglio fino al 30 di settembre. Ho parlato.
Mette sempre solo io. No, 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 Maria, va benissimo così. A noi hai toccato le corde dell'anima, davvero, con la tua testimonianza commovente, che sia da monito per tanti altri malati. Infatti, da allora, dalla scoperta della malattia, chiaramente poi tutto il periodo per rialzarsi, per riprendersi da questa tristissima diagnosi, è iniziata la tua corsa inarrestabile, soprattutto a tutela dei diritti altrui. Io vorrei che ci parlassi, tu hai fatto menzione dell'associazione di cui sei presidente, Sunrise Onlus, che si occupa appunto delle persone affette da sclerosi multipla, ma di tante, tantissime altre, Maria, patologie neurologiche. Sì, diciamo che mettermi a disposizione per gli altri è stato prima di tutto salvifico per me. Voglio essere, forse sono arrogante dicendo questa cosa, però mi ha fatto bene. Però ho visto che si viveva veramente molto male, nel senso che le persone erano abbandonate a loro stesse, la fisioterapia era un miraggio somministrato a piccole dosi, cioè no, ma è delle situazioni inaccettabili. Ovviamente io, una piccola donna venuta dalla fine del mondo, come disse Papa Francesco, perché io nel Salento abito quasi alla punta e quindi veramente in una parte d'Italia lontanissima, se pensiamo Lecce, Milano. Però sono stata felice di ideare e realizzare tutti questi progetti, perché ho dato la possibilità poi a tante persone di avvicinarsi e di risolvere veramente tanti problemi. Io ci sono alcuni giorni che sto al telefono dalla mattina alla sera per risolvere dei problemi burocratici veramente enormi. E poi ci sono tante persone che in questa pandemia purtroppo hanno il problema proprio fisico, per cui non fare fisioterapia e poi non se la possono permettere, o mangiano o fanno la fisioterapia. Quindi è veramente un periodo molto difficile. Ecco perché per la festa del papà abbiamo regalato dei buoni per fisioterapia. Di Natale abbiamo regalato la fisioterapia a tutte le nostre persone affette da sclerosi multipla. Per questa Pasqua abbiamo realizzato delle ceste bellissime che poi abbiamo portato nelle famiglie che noi seguiamo. E tutto questo noi lo possiamo fare grazie a dei sostenitori e grazie alla loro goccia, perché quella goccia e poi forma questo grandissimo oceano di grande solidarietà. Bene, Maria, tu sei l'ideatrice e speriamo che le restrizioni si allentino man mano, tale che anche d'estate ci sia possibile venirti a trovare proprio in Salento, dove tu hai realizzato un progetto bellissimo di cui hanno parlato tantissime testate giornalistiche, tra cui la RAI, dove tu sei stata ospite e dove ritornerai, ed è il mare di tutti, che fornisce alle persone con diverse abilità la fisioterapia a mare. Allora Giulia, diciamo che faccio semplicemente, hai detto tutto benissimo, faccio una postilla veloce per dire che la fisioterapia in realtà è rivolta alle persone con sclerosi multipla, SLA, e patologie similari, neurologiche sempre. Ovviamente abbiamo attrezzato un lido ad hoc, quindi abbiamo abbattuto tutte le barriere architettoniche. Abbiamo comprato tutta l'attrezzatura che è necessaria affinché poi le persone che sono anche paralizzate nel loro corpo possano avere l'opportunità di passare su una sedia ed entrare a mare per poter fare la fisioterapia. E questo progetto sociosanitario lo abbiamo fatto anche in collaborazione con l'ASL di Lecce, che ci è stata vicina, con l'associazione AISLA, che ci è stata vicina. Tutti enti che dal di fuori hanno finalmente riconosciuto il Mare di Tutti come un progetto unico che è valevole. La parte invece ludica, la parte bella è che a mare i problemi si alleggeriscono veramente. Poi noi abbiamo voluto che ci fossero, oltre ai fisioterapisti, ai medici cardiologi, ai soccorritori, agli infermieri, agli osso, anche i psicologi, perché è molto importante per una persona che non va a mare da 25 anni, che
riapprocciarsi proprio con la luce del sole, riapprocciarsi con il mare. Tante paure emergono e abbiamo portato al mare persone che non andavano, che non ci andavano da 25 anni. E è stato bello, abbiamo pianto, abbiamo riso e io non vedo l'ora che arrivi questo 15 giugno, perché noi il progetto lo faremo secondo le procedure del distanziamento dell'anti-Covid, con tutto quanto il protocollo. Noi lo possiamo dire perché il progetto si farà. E quindi non vedo l'ora di ricominciare. E tieni conto che abbiamo una lista di 60 persone che aspettano noi, per cui lo faremo la mattina e il pomeriggio. E quest'anno, se posso approfittare della vostra emittente, dobbiamo acquistare un sollevatore, e questo sollevatore costa un bel po', e abbiamo fatto partire una sorta di raccolta, però veramente ufficiosa, nel senso che le persone che sono vicine a noi, attraverso i social, che ci vogliono aiutare, ci possono sostenere donando quello che possono per comprare questo sollevatore, che è indispensabile, perché è impensabile che una persona possa essere presa a braccia da un medico e da un infermiere per passare dalla sua sedia a un'altra sedia. Noi dobbiamo garantire il target della sicurezza al 100%, e in questo target sicuramente il sollevatore è uno dei pilastri fondamentali che assicurano poi la buona riuscita dell'iniziativa. Bene, Maria, grazie per questo appello. Noi sicuramente facciamo anche leva sulla generosità della gente. Ce ne sono davvero tantissimi che in questo periodo di pandemia, con iniziative encomiabili come la tua, sono andati proprio incontro, in aiuto di famiglie indigenti. Maria, per il tuo impegno impeccabile nel sociale, sei stata insignita dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dell'onorificenza, appunto, di cui abbiamo parlato precedentemente, ufficiale al merito della Repubblica Italiana, ma sei anche ambasciatrice nel mondo di arte e medicina. Tant'è vero che le associazioni di arte e medicina hanno riconosciuto la tua importante attività di divulgazione scientifica. Unica donna, tra l'altro, in Italia che ha ricevuto questo autorevole premio e conferitogli, come poi leggiamo dalla motivazione stessa, per l'umanizzazione delle scienze e per il pensiero creativo. Sì, diciamo che poi un po' tutti questi premi sono diventati il riscatto morale, no? Che ci insegnano appunto che le malattie alla fine non ci precludono la possibilità di essere anche migliori, se vogliamo, perché quando stiamo bene diamo per scontato tante cose, corriamo contro il tempo perché vogliamo fare chissà che cosa come se fossimo infiniti e come se noi stessi non dovessimo mai lasciare questo mondo. Invece, con tutti questi premi, con il mio impegno che poi viene riconosciuto, perché sapete, quando l'impegno viene riconosciuto a livello del Presidente della Repubblica, dal cittadino anche, la presenza di una carezza autorevole che arriva seppur da lontano, da qualcuno che ha guardato, ha letto e ha detto: porca miseria, però questa ragazza, questa signora, chiamiamola come vogliamo, è riuscita nel suo impegno e si mette giorno dopo giorno a repentaglio per cercare di aiutare quante più persone possibile. E proprio parlando di questa, io ricordo che un paio di mesi fa sono stata contattata da una signora di Bari, disperata. La signora di Bari praticamente non poteva più camminare, anche lei con patologia neurologica cronica invalidante, non poteva più camminare perché l'ausilio che le avevano prescritto il deambulatore, l'ASL di Bari, non gliel'ha dato, gliel'ha prescritto a giugno del 2020 e noi siamo arrivati a gennaio, a febbraio, e il deambulatore non c'era. Per cui, come associazione, abbiamo deciso di comprarlo noi. Abbiamo fatto tutto quanto
dalla nostra sede, nel senso che abbiamo chiamato una sanitaria a Bari, abbiamo preso dalla signora quello che il medico aveva prescritto, la prescrizione, e le abbiamo regalato lo stesso deambulatore. Sai la cosa bella qual è stata? Che questa signora mi invia puntualmente, quasi ogni 2 giorni, dei video in cui mi fa vedere che fa un passo in più, e adesso è arrivata a fare tipo qualcosa come 50 passi. E allora io dico, dalla vita che cosa vogliamo di più? Adesso ha chiesto che io possa andare a Bari per fare con lei una passeggiata sul lungomare. Questa signora abita addirittura di fronte al lungomare. E allora sai, Giulia, questi premi, se tu li contestualizzi e li fai valere e ti metti a disposizione degli altri, da un lato sono pezzi di carta, però dall'altro poi diventano veramente degli onori grandissimi che non tutti ricevono e per i quali bisogna lottare, per i quali hai, di fronte ai quali bisogna onorare coloro che li hanno emessi, perché vuol dire che quei premi devono essere l'incipit per andare avanti e per continuare su quella strada. Non sono soltanto di quadri che si appendono, no, quella è la parte materiale. La parte spirituale è quella che va oltre, perché tante medaglie non si appendono sulla giacca, si appendono nell'anima, e quella è la parte bella. Concordo su tutto, carissima Maria. Io ricordo ancora, ripeto, il tuo curriculum è vastissimo. Ah Parliamo, per no, esempio, salta, salta il curriculum, salta il curriculum, salta tutto. del premio Leuca 2019, bellissima Leuca, tra l'altro, per il tuo incessante impegno nel diffondere la cultura dell'integrazione e del rispetto nei confronti dei più deboli e della categoria, naturalmente, dei diversamente abili. Sì, quello è stato un premio che mi è stato conferito oltretutto da un medico, da una dottoressa, ed era dedicato a un'altra dottoressa che purtroppo era venuta a mancare. Quindi durante quel premio si elogiava proprio la figura femminile e l'impegno delle donne nella società, in una società purtroppo ancora troppo maschilista, e quindi quel premio è stato veramente come dire, una botta nello stomaco, perché poi quando si parla di donne, quando si parla di diritti negati, quando si parla di disabili che hanno il volto dell'invisibile, quando si parla di persone che non hanno nessuno a cui appoggiarsi, perché dobbiamo smetterla di pensare che il mondo va avanti soltanto conosco il politico che mi può dare una mano, oppure chiedo la raccomandazione. No, siamo tutti uguali, bisogna avere gli stessi diritti tutti, ma perché ci spettano? Non perché debbano farci un favore. E allora questa lotta noi cerchiamo di portarla avanti. Io personalmente ho cominciato tanti anni fa e la porto avanti ogni giorno. Mi scontro delle volte, però io porto e sbandiero la bandiera della pace, perché poi penso che prende più mosche una tazza di miele che un vaso di fiele, quindi io sono una persona poi che vede sempre il bicchiere mezzo pieno, che combatto con la bandiera bianca che sventola la pace e la libertà, e otteniamo comunque i risultati che non tardano ad arrivare. Maria, tra gli altri premi da te organizzati c'è il premio Salento Donna, sempre a cadenza annuale, la cui data è fissata per il mese di agosto, il 13, con la finalità di valorizzare le donne, ma anche tutte le entità associative in favore della solidarietà verso la cultura proprio dell'entità umana, intesa come un valore insito nella società civile. Io penso che nella società chi si mette a disposizione degli altri e lo fa per come dire, con tante motivazioni debba essere sempre valorizzato, che si tratti di donne nello specifico, però ci sono anche tanti uomini che si spendono veramente dalla mattina alla sera, per cui adesso io vorrei fare una piccola parentesi, nel senso che non tutti gli uomini sono assassini, non tutti gli uomini sono brutti, ci sono degli uomini meravigliosi, amabili,
e grazie ai quali noi donne veramente possiamo poi fare quello che amiamo fare. E sono degli uomini che ci stanno accanto. Il premio Salento Donna è appunto è un appuntamento annuale che, per cui si lavora tutto l'anno, perché si scelgono minuziosamente e accuratamente tutte le persone che poi devono essere premiate. E raccoglie un migliaio di persone nell'anfiteatro, in un anfiteatro proprio sul mare, a Torre dell'Orso. Ed l'anno scorso, a causa del Covid, non è stato possibile realizzare l'evento. Quest'anno mi sa che ancora no, per cui speriamo nel prossimo anno. E i nomi che abbiamo scelto già sono dei nomi autorevoli. L'unica cosa che abbiamo fatto, che ho voluto fare, è che questo premio Salento Donna in realtà è sbagliato, non si deve chiamare premio Salento Donna, si deve chiamare premio solidale, alla fine per tutti, Sunrise, perché noi lo vogliamo estendere anche a donne che vivono fuori e che si mettono a disposizione giorno per giorno con il loro lavoro, con i loro saperi. E quindi, come abbiamo fatto anche gli altri anni, premiando persone addirittura del Veneto, lo faremo per la prossima tornata. Sarà una bella premiazione, bella, molto bella. Maria, ci parli brevemente della tua esperienza in Rai, dove tra l'altro ritornerai trionfante il prossimo autunno. Allora, guarda, l'esperienza della Rai è stata molto bella, devo dirvi la verità. Come dire, sono stata accolta veramente come la star. Ricordo che quando sono arrivata, negli studi della Rai avevano fatto una sorta di corteo, c'erano persone da una parte e dall'altra distanziate, e senza nemmeno conoscermi mi hanno applaudita per tutto il tempo dicendomi brava Maria, io non avevo ancora spiccicato una parola. E la Rai è la Rai, nel senso che ti abbraccia, ti accoglie. Ho conosciuto delle persone meravigliose con cui sono rimasti degli splendidi rapporti, persone che molto probabilmente quest'anno verranno anche al Mare di Tutti per vederlo finalmente, per vedere tutte le persone che noi portiamo a mare, per vedere come una persona che fino all'estate precedente era rimasta chiusa in camera. Invece con il mare di tutti, perché poi noi abbiamo un pulmino con la pedana, andiamo a prenderli, li portiamo. È veramente una festa, c'è un lavoro immane, per cui tanti pensano che il mare di tutti si focalizzano soltanto sull'entrata a mare, ma c'è un lavoro veramente enorme. E se alle spalle non ci fosse una persona determinata, pronta a lottare, il mare di tutti sarebbe destinato veramente a fallire, perché l'obiettivo non è solo adeguare la spiaggia, perché ti spiego Giulia, e questa cosa l'ho detta anche a livello nazionale, adeguare una spiaggia, però poi non avere le persone che possano aiutare i disabili a fare l'entrata in mare, lasciamo perdere la fisioterapia, io parlo proprio dell'entrata a mare, è ancora più terrificante. Ed è ancora più disdicevole per un disabile arrivare su una spiaggia e vedere magari la sedia che c'è per entrare a mare, però un familiare non può prendere un uomo che pesa 100 kg e poggiarlo su quella sedia. Quindi poi, sai, quando io sono stata lì in Rai, ho conosciuto Francesca Fialdini, ma tutta la redazione, poi mi hanno fatto fare il giro di tutto. Abbiamo mangiato insieme, ovviamente con tutti i distanziamenti. È stata una bellissima esperienza. Ecco, quelle poi sono le fioriture che, se innaffiate con coraggio, con la speranza, possono portare a creare veramente una bella empatia. Per cui puoi entrare nelle case delle persone ha scaturito il fatto che il giorno dopo la puntata io ho ricevuto qualcosa come 300 messaggi, ma chiamate da ogni parte del pianeta con cui mi si chiedeva di partecipare al Mare di Tutti. Maria, in conclusione di questa interessantissima chiacchierata che, come tu hai sottolineato all'inizio, non cade a pennello nel giorno di Pasqua, in cui naturalmente festeggiamo la solenne festività della resurrezione di Cristo, vorrei che prima di lasciare poi la parola al nostro carissimo arcivescovo Moscone,
tu possa lasciarci, tra virgolette, con un messaggio augurale nel segno della speranza e della nostra solidarietà a tutti i nostri telespettatori. Sì, il mio messaggio è quello di vivere la vita, di mangiarsela la vita fino a farne indigestione, di avere coraggio, di azzardare e soprattutto di sognare, perché si sogna fino a 100 anni. E se possiamo fare un'opera di bene, facciamola, perché soltanto attraverso l'aiuto, soltanto attraverso l'amore che noi ci mettiamo nel fare la carità, lontani da sentimenti che possono essere l'invidia, che possono essere legati al materialismo, ma invece avvicinandoci quanto più possibile alla spiritualità, non solo di questo periodo di Quaresima che abbiamo appena trascorso e della risurrezione di oggi che ci insegna proprio la rinascita, e di diventare persone migliori dentro, perché se siamo persone migliori dentro, il mondo lo possiamo cambiare, e se vogliamo tutti insieme lo possiamo cambiare. Grazie alla dottoressa Maria De Giovanni per la sua bellissima testimonianza. Sicuramente con la nostra ospite avremo modo, dati i suoi tanti impegni nel sociale e all'insegna della solidarietà, di risentirci per le prossime occasioni, e speriamo anche di poter accogliere l'invito al Mare di Tutti nelle bellissime spiagge salentine. Io ringrazio sempre non solo coloro i quali ci seguono settimanalmente, ma il supporto tecnico, la regia di Andrea Colaianni e cari amici di Manfredonia TV. Nel darvi appuntamento a venerdì prossimo, non potevamo lasciarci in modo migliore se non con gli auguri del nostro padre Franco Moscone, arcivescovo di Manfredonia, Vieste e San Giovanni Rotondo. Ancora tanti, tanti auguri di buona Pasqua a tutti. Ringrazio perché in lungo quest'anno di pandemia la trasmittente ci ha seguito e ha permesso dalla cattedrale e da altri posti di trasmettere in streaming le nostre funzioni religiose limitate per quanto riguarda la partecipazione del popolo. E quindi questa è stata un'occasione per poter allargare i confini e gli spazi della nostra cattedrale, della nostra chiesa, e raggiungere chi vuole la città intera. Ecco, al di là di chi partecipa o si sente cristiano e aderente alla Chiesa Cattolica, i miei auguri vanno a tutti coloro che ascoltano, a tutti coloro che vedono l'emittente, a tutti i cittadini di Manfredonia, questa magnifica città che ha una storia antica, bella e meravigliosa, bella per quanto racconta e per quanto testimonia attraverso la bellezza fisica e architettonica dei suoi paesaggi e della sua gente. Ecco, vorrei augurare a tutti di riprendere speranza, di non lasciarsi prendere dallo scoraggiamento. È ormai più di un anno che viviamo una situazione pandemica che, se all'inizio ci aveva spaventato, adesso ci sembra opprimere e bloccare continuamente. Reagiamo. E reagiamo insieme, cerchiamo di trovare quello che c'è di positivo da questa situazione. Di positivo c'è senza dubbio il sentirci parte di una medesima collettività, di una medesima unità, di una medesima città, e per chi crede della stessa Chiesa. È insieme che possiamo vincere, è insieme che ce la faremo. Il Signore risorto, che ha condiviso prima la croce e il peso della sofferenza, della malattia, dello scoraggiamento, del sangue versato, e a fianco di tutti, soprattutto di coloro che sono colpiti da situazioni di disagio, sia fisico per salute e malattia, sia di tipo sociale ed economico per il crescere delle situazioni di disagio, il rischio che colpisce il lavoro e le nostre attività di vario tipo economico. Ecco, però è con noi, non disperiamo, insieme ce la faremo e ce la possiamo fare. La risurrezione è il segno di primavera, dopo un inverno anche lungo, triste e freddo, riprende a fiorire la vita, e di sicuro riprenderà e sta già riprendendo.
invito tutti a cercare i segni positivi, i segni belli di questa ripresa già presente e che ci porterà fuori dalla pandemia, che ci veda e ci trovi poi di sicuro più uniti, più solidali, più capaci di fare città e fare chiesa tra di noi. Una città che sarà più degna della nostra storia e del nostro passato, delle nostre meravigliose tradizioni, ed una chiesa che sarà più pulita, più bella e più secondo il Vangelo. È l'augurio che faccio a tutti e ad ognuno. Buona Pasqua, buona Pasqua.